Amici sportivi, buon pomeriggio, un caloroso saluto dal Memorandum di Castrovillari per assistere alla prima del campionato di Serie D, gara casalinga per il Rotonda che ospita il Marsala. Prima di iniziare la telecronaca, il consueto saluto da parte di Paolo Salvaggio per l'inizio di questa nuova stagione agonistica. A te Paolo. Sì Carlo, grazie. Ancora qui insieme per fare la telecronaca del Castrovilla di Calcio e del Rotonda Calcio. Il Rotonda che per la prima volta gioca qui nel campo di Castrovilla contro una squadra ben titolata qual è il Marsala. La novità, diciamo, bella anche per la città di Castrovilla che guida il Rotonda Calcio, un castrovillarese puro sangue che tanto ha dato per il calcio di Castrovillari e non solo, cioè il mister Carmen Pugliese. Ci sentiremo più tardi amici, l'incontro sta per iniziare, a Carlo la parola. Bene, partite in questo momento alla destra dei vostri teleschermi in maglia azzurra con pantaloncini bianchi e striscia verticale bianca. Dalla parte opposta i giocatori del Rotonda in consueta maglia verde con calzettoni bianchi. Attacca in questo momento ma rinvia la difesa, c'è però sul pallone il numero 2 della formazione ospite, Benin Vegna, che prova a ribattere, la palla finisce in fallo laterale prontamente battuto. Ancora in attacco la formazione ospite, ancora con il numero 2 Benin Vegna. Appoggio per il numero 11 Candiano. Rimane in possesso di palla comunque il Marsala che dalla parte opposta prova con Giuffrida a far gioco. La palla arriva nei piedi del numero 27 Lonigro. Ancora indietro, si parte dalle retrovie con Maraucci. Appoggia al compagno di reparto Fragapane, ma c'è la pressione sulla fascia sinistra da parte del giocatore della Rotonda. La palla finisce ancora in fallo laterale, ancora in favore degli ospiti che si apprestano a battere in questo momento. Lunga la rimessa ma fa buona guardia il numero 2 della formazione biancoverde. Palla ancora, anzi viene fischiato un calcio di punizione sul pallone, il capitano della formazione ospite alza la testa, prova a vedere la disposizione dei compagni. Ancora sul pallone Tripoli. La palla arriva al numero 9, Balistreri, c'è un colpo di tacco, ancora in possesso di palla i giocatori del Marsala, poi il campo finisce, la palla finisce al di là della linea di fondo, si riprenderà con una rimessa da parte del portiere della formazione di mister Pugliese, Oliva, e intanto provano a far salire i propri giocatori, i tre della difesa del Rotonda, ma non hanno ancora trovato la quadra. Adesso prova ad aprire sulla destra, vediamo se riesce a tenere in vita il pallone. Ci riesce il numero 7 Alassani, la mette in mezzo, c'è un rinvio in tuffo da parte numero 6 Fragapane che evita che il pallone arrivi tra i piedi del centravanti Flores, poi deve essersi alzata la bandierina per un fuorigioco, per un fallo subito dal centrale della formazione in maglia azzurra.
ricordiamo essere Fragapane. Adesso c'è il rinvio da parte di Giappone che prova a pescare sulla sinistra il numero 2 Benivegna, ma il pallone finisce al di là della linea laterale, si riprenderà con una rimessa con le mani da parte rotonda, lascia l'incombenza Alassani al numero 3 Domelon. Ancora fallo laterale per il tocco del giocatore del Marsala, ancora prova ma c'è ancora l'intervento il numero 17 Candiano, poi il pallone arriva tra i piedi di Oliva, il lungo rinvio, il colpo di testa del numero 5 Carramoco, fischia un calcio di punizione l'arbitro. Sono passati 4 minuti e 29 secondi al Mimmo Rende di Castrovillari per la rotonda Marsala, ancora 0-0. Ricordiamo a chi si fosse messo in visione solo in questo momento che il rotonda gioca sul campo del Castrovillari, al Mimmo Rende di Castrovillari, per l'indisponibilità del proprio campo. Paolo, adesso dopo i primi 2 minuti dove c'è stata una certa pressione da parte del Marsala, prova adesso il rotonda a metterci una pezza sulla sinistra, fa buona guardia il numero 3 e il numero 4 Gentile, ancora un intervento, stoppa bene in bello stile di petto il numero 5 Carramoco, commette fallo su di lui il numero 9 Balistreri, calcio di punizione in favore del rotonda quando il cronometro segna 5 minuti e 19 secondi in questo momento, ancora 0-0 tra rotonda e Marsala. Paolo, una partita che è partita, scusami il bisticcio di parole, con molta tranquillità da parte del rotonda che non vuole rischiare. Intanto si è sfogato nei primi 4 minuti il Marsala, ma senza essere mai pericoloso finora. Sì, una partita fino a questo momento molto equilibrata. Diciamo che il Marsala è consapevole di essere una squadra, almeno sulla carta, superiore al Rotonda. Però il Rotonda fino a questo momento sta giocando in modo equilibrato, con un ottimo 4-4-2. E quindi diciamo troppo sul portiere, il cross da destra che intendeva servire il numero 9 Balistreri, il numero 11 Tripoli, arriva troppo su Oliva che in buona presa agguanta e fa in modo che sia vanificata questa azione sulla destra da parte del Marsala. Di Paolo. Sì, stavo dicendo, una partita molto equilibrata. Adesso ci dovrebbe essere una punizione a favore del Rotonda, che lascio a te chiaramente il compito di commentarla, quindi ci sentiamo subito dopo. Bene, calcio di punizione in favore del Rotonda sulla tre quarti, spostata sulla destra, sulla palla il numero 4 Gentile, vicino a lui il numero 3 Demoleon, ma si incaricherà della battuta sicuramente il capitano della formazione biancoverde. Intanto i lunghi sono scesi giù per in area siciliana per cercare la deviazione vincente, il tiro a rientrare troppo corto, fa buona guardia e rinvia la difesa siciliana, ma sulla palla continua De Martino a creare pressione, poi subisce fallo il giocatore del Rotonda. Calcio di punizione dalla parte opposta, con qualche metro guadagnato da parte dei biancoverdi. Rimangono in area di rigore sia il numero 5, ma adesso scende anche il numero 3 Demoleon, quindi Demoleon e Carramoco in area siciliana per cercare la deviazione vincente. Vediamo come, se sfrutterà questo calcio di punizione la formazione di mister Pugliese. Parte in questo momento, c'è il colpo di testa a rinviare del numero 6 Fragapane. Il rinvio alla cieca per allontanare il più possibile la palla dalla propria difesa, ma poi peccato, è troppo lungo questo pallone, non riesce ad intervenire il numero 9 Flores, la palla finisce tra i piedi del numero 2 Benivegna, scambio con il numero 11 che prova il velo ma non si fa ingannare il numero 3 della formazione
C'è un fallo e credo arrivi anche il giallo. Vediamo se arriva il giallo per questo fallo da Tergo. Non c'è ammonizione, quindi solo il calcio di punizione ci poteva stare, Paolo, anche se a dir la verità si è lasciato un po' cadere il giocatore a rotonda, appena sentito anche soltanto il contatto con il piede dell'avversario. Poteva essere comunque un'azione pericolosa anche senza il calcio di punizione. Per il momento si porta sul pallone Trombino, c'è anche il numero 4 Gentile e c'è anche il numero 7 Alassani, poi va via il Valvia Trombino, resta soltanto Gentile. Alassani si allarga sulla destra, vediamo se è uno schema o tirerà direttamente a rientrare per l'incornata vincente di uno dei due lunghi che sono comunque scesi ancora una volta in area ospite. Ogni qualvolta c'è un calcio di punizione dalle parti dell'area siciliana scendono sempre sia Demoleon che Carramoco. C'è da sistemare la posizione, la barriera, si può battere, vediamo se l'arbitro dà il via. Parte Gentile, il tiro a rientrare, non si avvede, tira direttamente in porta Gentile, vede la palla arrivare all'ultimo momento Giappone e per poco Gentile non beffa il numero 1 siciliano con questo calcio di punizione al veleno che tocca terra e poi riesce con la punta della mano a deviare in calcio d'angolo. Vediamo come si sviluppa adesso. Rimangono in zona d'attacco tutti i colpitori di testa, va incontro al pallone il numero 11 Santa Maria, ma è uno schema, viene rinviato il pallone, Alassani sulla palla, prova la battuta, niente da fare. Paolo, pericoloso, la prima azione pericolosa porta alla firma del rotonda. Sì, la prima azione pericolosa porta alla firma del rotonda, come e diciamo che la rete ci poteva pure essere perché diciamo il Gentile è stato molto bravo e tanto è vero che il mister pugliese si è un pochettino arrabbiato, però diciamo il pallone ha sfiorato davvero il palo sulla destra del portiere avversario, il gol, quasi tutti abbiamo gridato al gol, però il gol non è venuto. Dobbiamo dire che fino a questo momento i ragazzi del presidente Rivello si stanno comportando in modo egregio e fino adesso non possiamo lamentarci, una partita aperta però con un controllo ben oculato da parte di tutte e due le squadre, perché tutte e due le squadre hanno paura di prendere il primo gol e il primo gol sarebbe già un problema per la squadra che lo riceve. Assolutamente sono d'accordo, ricordiamo che Gentile, capitano, era già col rotonda lo scorso anno, quindi è uno dei confermati in questa stagione. Adesso Alassani sulla destra, prova il tiro cross, ancora una volta si salva, ma forse tira quando il pallone ha già oltrepassato la linea di fondo, perché non c'è stato tocco oltre la parata del portiere, quindi il pallone deve aver superato per forza la linea di fondo, perché si riprende il gioco con questo calcio di rinvio del quale si occupa il numero 1 siciliano Giappone, lungo a cercare in avanti i propri attaccanti, fa buona guardia la difesa del rotonda, la largo sulla destra, riesce ad intervenire su questo pallone, poi aggancia, arpiona col destro il centrale del Marsala, commette fallo Alassani per l'intervento sul numero 18 Prezzabile, classe 98 Prezzabile, riesce comunque, recupera il pallone e può sfruttare questo calcio di punizione, ma l'arbitro dice di indietreggiare al di là della linea centrocampo, lo fa in questo momento il numero 27 Lonigro,
Ruba palla il numero 8 della formazione locale, Gagliardo prova ad allargare sulla sinistra, deve sfondare, si gira, prova a dribblare un avversario, anche due, poi la mette in mezzo, non riesce, la girata col sinistro al numero 10 Trombino, guadagna comunque un calcio d'angolo il Rotonda, perché l'ultimo tocco è proprio del difensore del Marsala. Solito schema, riscendono in area di rigore sia Carramoco che Demoleon. Richiama l'arbitro a più miti consigli, perché quando scendono comunque i colpitori di testa del Rotonda se ne danno di santa ragione. C'è ancora un intervento di Giappone che veramente leva via con la mano di riporto il pallone dalla propria porta, ancora un'azione del Rotonda pericolosa con questo tiro cross che riesce con la punta delle dita il numero uno siciliano a levare dalla propria porta. Sarebbe finito sicuramente in rete questo pallone senza l'intervento del portiere. Alassani si deve girare, c'è l'aiuto del numero 8 Gagliardo, poi recupera palla la difesa ospite, c'è il rinvio alla cieca, ma il colpo di testa finisce sui piedi del numero 10 Trombino, il tiro è fuori dal bersaglio, fuori dalla porta, finisce a fondo campo, si riprenderà con una rimessa dal fondo quando il cronometro segna 15 minuti e 35 secondi, ancora un'altra azione pericolosa da parte del Rotonda, Paolo. Sì, stiamo vedendo un Rotonda veramente che non ci aspettavamo questa carica importante che ha saputo inculcare il mister pugliese. Un Rotonda che certamente sta facendo molto meglio del Marsala, che in questo, fino a questo momento, tranne qualche azione di rimessa, ha pensato più che altro a difendersi. Solamente qualche azione di rimessa che non è riuscita a concludere niente, invece il portiere del Marsala è stato bravo perlomeno in due occasioni che ha salvato la propria rete. Addomestica un pallone abbastanza difficile Alassani, poi il servizio del numero 4 della formazione biancoverde, sbaglia il passaggio, recupera il centrocampo siciliano, poi si porta in avanti, c'è un calcio di punizione fischiato e già battuto il cross in mezzo a cercare il numero 17, poi c'è un batte e ribatti, ancora in attacco il Marsala, prova a metterla in mezzo però troppo sul portiere, arriva al 16:50, la prima azione pericolosa da parte del Marsala che non è riuscito comunque a trovare la possibilità della battuta in area di rigore, si è salvato poi il numero 1 biancoverde Oliva, ancora Marsala in avanti con il numero 11 Tripoli, prova lo scambio con il numero 18 Prezzabile, ma fa buona guardia il numero 5 della formazione lucana, ancora un colpo di testa del numero 16 Giuffrida a liberare, la palla finisce in fallo laterale che si appresta a battere il numero 2 De Martino, prova la battuta lunga, il colpo di testa ancora a rinviare, la palla non viene messa giù, c'è adesso un fallo fischiato ai giocatori del Marsala, calcio punizione nel cerchio di centrocampo già battuto da Domaleon per Carramoco, l'appoggio sul numero 7 Alassani, guadagna qualche metro Alassani, lo scambio con il numero 8 Gagliardo, viene messo giù, non c'è fallo a giudizio del signor Catanzaro,
guadagna comunque un fallo laterale il Rotonda. Gagliardo prova sulla destra, viene messo giù il numero 9, ma viene fischiato un fallo in attacco al centravanti della formazione del Rotonda, Flores. Calcio punizione già battuto, la palla per il numero 4 Secom. Fa buona guardia De Martino, ancora Rotonda in avanti, c'è il colpo di testa di Giuffrida, anzi di Fragapane. Ancora in possesso di palla, questa volta è il numero 17 Candiano. C'è il ritorno del centrocampista Rotonda, ma a giudizio l'arbitro in maniera fallosa conquista il pallone il Lucano, per cui c'è la possibilità di questo calcio di punizione sulla tre quarti destra nella metà campo del Rotonda. Scambio con il numero 5 Maraucci, ancora Tripoli, c'è il tocco che poteva favorire l'intervento del numero 11 che adesso prova a farsi largo in un nugolo di maglie verdi, ma poi c'è il recupero del Rotonda che adesso con una cavalcata imperiosa sulla sinistra guadagna campo, viene messo giù e questa volta arriva il giallo, il primo della partita. Il primo giallo della partita ad opera del, dovrebbe essere il numero 2 Benivegna, se non sbaglio, da questa, dalla nostra postazione non riusciamo a vedere il 6, quindi è Fragapane il primo giallo della partita al 20° del primo tempo. Intervento da Tergo con il giocatore Rotonda che si involava sulla sinistra, calcio punizione giallo assolutamente meritato per il giocatore del Marsala, calcio punizione sulla tre quarti, vediamo come sfrutterà il Rotonda questa opportunità, poi si stacca da e va verso l'arbitro il giocatore il numero 27 della formazione siciliana. Sarebbe simpatico sapere che cosa si sono detti, ma insomma bisognerebbe chiederlo a loro. Calcio di punizione parte in questo momento lungo, ma c'è Alassani sulla palla, la mette giù, deve superare due avversari, l'appoggia indietro per il numero 3 che evita un avversario, il pallone perfetto per Gagliardo, la palla in mezzo, libera il numero 4 Secum in calcio d'angolo. Paolo, ancora Rotonda pericoloso. Sì, devo dire che sto vedendo una bella squadra, una squadra ben messa in campo con giocatori importanti che vengono sia dal Taranto, dal Brasile, dalla Nigeria, dall'Argentina, veramente una bella squadra. C'è il calcio d'angolo, Trombino, lungo, troppo lungo per tutti, ma sulla palla riesce comunque ad intervenire dalla parte opposta Santa Maria. Si fa largo sulla sinistra, poi la mette in mezzo, c'è il rinvio della difesa, ancora però in possesso palla e Rotonda, pericoloso questo tiro indietro per Gagliardo che aggancia col sinistro, poi però non trova, anzi c'è il tocco da parte del giocatore siciliano, quindi si riprenderà con questo fallo laterale battuto in questo momento. Gagliardo lo ritorna al compagno di reparto, deve comunque metterla in mezzo, prova a superare due avversari, cade a terra ma è lui a commettere fallo, è vicinissimo l'arbitro, non ha dubbi, si riprenderà con questo calcio di punizione in favore del Marsala quando il cronometro segna 23 minuti e 6 secondi, ancora 0-0 il risultato, ma sul nostro taccuino una sola azione di una certa pericolosità da parte del Marsala, mentre ce ne sono almeno 3 da parte del Rotonda, dove in due occasioni è dovuto intervenire Giappone, nella terza il rinvio veramente prodigioso da parte del difensore che levava la possibilità a centravanti Flores di intervenire. Ancora Rotonda, scambio con Flores, onnipresente.
C'è la pressione sul numero 4, commette fallo Flores, anche se ci poteva stare la regola del vantaggio, l'arbitro fischia comunque il calcio di punizione, chiede la distanza adesso il numero 5, Maraucci. Calcio di punizione, stava per battere, anzi rimane il numero 27, Lo Nigro, allarga sulla destra per il compagno centrocampo, ancora indietro per il numero 6 Fragapane, ancora per il Maraucci, il numero 2 Benivegna, rimane ancora in possesso di palla sul cerchio centrocampo il Marsala con Maraucci, sbaglia il passaggio, ne approfitta immediatamente Rotonda, Flores viene messo giù e ancora un giallo, questa volta è per il numero 5 della formazione Maraucci al 24esimo. E anche questo, diciamo Paolo, che è stato, ha fatto bene comunque a rischiare il giallo il giocatore, perché poteva andar via il numero 8 Gagliardo, poteva andar via, aveva una prateria davanti a sé. Calcio punizione da una buonissima posizione, sulla palla ancora il solito Gentile con il numero 10 Trombino. Gentile ha già dimostrato di avere un tiro abbastanza velenoso, vediamo come intenderanno sfruttare questo calcio di punizione al 25esimo, quasi 26esimo del primo tempo. Ancora un calcio di punizione, il quinto in favore del Rotonda, pare che voglia incaricarsene Trombino, ma penso sia uno schema, no, parte Trombino, è troppo centrale, para Giappone al 26esimo, ancora un pericolo per la porta siciliana ad opera di Trombino. Guadagna il calcio d'angolo l'11 di mister Pugliese, parte il tiro a rientrare, il colpo di testa da parte del numero 5, vediamo se è Carramoco De Moleon ad aver effettuato il colpo di testa. E De Moleon, il numero 3, De Moleon ha spizzato il pallone per quel tanto che basta per indirizzarlo verso la porta, ma non è riuscito a dare forza al colpo di testa, la palla finisce fuori ma veramente sfiora il palo alla sinistra della porta difesa da Giappone. Lungo rinvio, ancora De Moleon, imperioso il colpo di testa, ma chiudono a sandwich il giocatore del Marsala, il numero 18, prezzabile calcio di punizione per il Marsala, c'è il rinvio di testa, la palla finisce in fallo laterale, già battuto, palla allo Nigro. Poi non trovano sbocchi in avanti e quindi si ricomincia dalle retrovie. Lungo lancio a cercare sulla destra, la mette in mezzo e poi fa buona guardia il numero 7. Anzi il numero 11 della formazione lucana, fallo laterale in favore del Marsala,
già battuto sulla palla il numero 4, poi non si fida. Demoleon accompagna col ginocchio, con la coscia, il pallone al di là della linea di fondo. Calcio d'angolo per il Marsala. Adesso è tutto rotonda nella propria area di rigore. Tiro a rientrare, stacco imperioso a liberare da parte del centravanti della formazione biancoverde, sceso in area per dar manforte ai propri compagni. Il pallone finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco è di un giocatore del Marsala, quindi fallo laterale già battuto, ancora il pallone in al di là della linea laterale, questa volta però commette fallo il Marsala. Calcio punizione già battuto, il lungo lancio a cercare Lassani sulla destra, il tocco indietro per Demoleon, ancora la palla viene toccata da Lassani, ma dopo che ha non si capiscono guardaline arbitro, si scaldano gli animi. Benivegna sulla palla, e secondo me Paolo si rende conto dell'errore l'arbitro, adesso fischia un calcio di punizione inesistente per rendere il pallone al rotonda. Calcio di punizione. Carlo, stavo facendo una riflessione che probabilmente il rotondo è la squadra più multietnica della Serie D. Ben 8 nazioni sono rappresentate da questi giocatori e io credo che non ci sia un'altra squadra in Serie D che abbia 8 nazioni che la rappresentano. Sarà un primato anche questo, poi vedremo, insomma, incontrando le altre formazioni, vediamo come. Spagna, Brasile, Nigeria. Ecco, dicevo, Spagna, Brasile, Nigeria, Francia, Togo, Argentina, Costa d'Avorio e per ultimo Uruguay. Quindi tutte queste nazioni sono rappresentate da questi giocatori. Bene. Informazione utile per coloro che seguono comunque il rotonda. Adesso imposta il pallone il numero 4 della formazione biancoverde, non è preciso il passaggio, ne approfitta immediatamente il Marsala, ma poi c'è un cambio immediatamente di gioco dalla parte opposta e il tiro è debole. Peccato, aveva fatto tutto bene rotonda, poi al momento della battuta a rete, tiro molto molto debole, telefonato, non ha nessuna difficoltà a parare. Poi adesso c'è una gran bella azione da parte rotonda, la mette in mezzo e questa volta si guadagna lo stipendio Giappone, perché impedisce veramente che la palla arrivi al centravanti. Sarebbe stato un gioco da ragazzi metterla dentro, Paolo. Sì, il portiere fino adesso direi che è il migliore in campo, e per essere il migliore in campo il portiere vuol dire che fino a questo momento l'unica squadra che ha tirato in porta è quella del rotonda, perché diciamoci la verità, non abbiamo visto fino a questo momento azioni pericolose da parte del Marsala. In effetti c'è veramente poco o niente da parte dei siciliani, adesso tengono tanto palla ma pochissime volte si rendono pericolosi. Adesso c'è questa azione sulla destra da parte numero 4 Secum, fallo laterale in favore del Marsala, già battuto. Secum la mette a terra, poi scambia col compagno, ancora un tocco da parte del centrocampista rotonda, palla ancora in fallo laterale. Il numero 11 Santa Maria
aveva toccato per ultimo. Ancora la palla in fallo laterale sulla pressione di Gagliardo. C'è Giuffrida con le mani. Ancora Marsala in possesso di palla, ancora Giuffrida dalla destra, prova a metterla in mezzo, c'è la ribattuta alla difesa, prova ad andare via, Santa Maria sulla sinistra, evita un avversario, poi lo mettono giù per l'arbitro, tutto regolare. Cambio di fronte, ma c'è l'intervento del numero 2 biancoverde, ma continua tambureggiante l'azione sulla destra parte del Marsala, fa buona guardia e con grande sicurezza mette giù la palla, esce dalla propria area di rigore il numero 5 Carramoco, rotonda in avanti con Alassani, sbilanciata la difesa del Marsala, adesso veloce come un fulmine Alassani appoggia per il numero 10 Trombino e si perdono sempre nell'ultimo tocco i giocatori del rotonda, cambio di fronte con il numero 8 c'è il rinvio da parte del numero 1 Oliva, però fa in modo che i compagni possano salire sul cerchio centrocampo, allontanarsi il più possibile dalla propria area di rigore, lungo rilancio ma il colpo di testa a continuare la corsa di questo pallone anche di Gagliardo, ma non c'è nessuno a raccogliere l'invito del numero 8 biancoverde, il rinvio da parte della retrovia del Marsala e preda della difesa del rotonda, adesso c'è un'opportunità sulla sinistra numero 17 Candiano, grande recupero di Alassani che in tackle scivolato senza commettere fallo riesce a rubare la palla all'avversario, adesso ci sono momenti di grande imprecisione da parte di tutte e due le formazioni, viene messo giù dal numero 6 Ostuni il numero 18 siciliano prezzabile, calcio di punizione nella metà campo lucana, il numero 27 Lonigro ad occuparsi della battuta, adesso c'è movimento nella panchina siciliana, si alzano almeno in tre per riscaldarsi, vediamo se c'è un cambio tattico o qualche giocatore non è in condizione di controllare la partita. C'è uno scambio con Lonigro, guadagna due metri e poi il cross da dimenticare, palla che finisce abbondantemente al di là della porta difesa da Oliva, si riprenderà con questo calcio piazzato al 37esimo e 13 secondi, ancora 0-0 tra Rotonda e Marsala in questa prima gara del campionato di Serie D Girone I, Paolo, che come abbiamo già detto tante volte è un girone che fa sognare. Sì, si fa sognare perché abbiamo in questo Girone I squadre come il Bari, come il Messina, come la Nocerina, sono squadre blasonate che certamente pensa che oggi si dice che nella partita Messina-Bari, da Bari sono partite quasi 1000 persone, 1000 tifosi per seguire la squadra fino a Messina, diciamo, e che più o meno siamo sugli 7-8 mila abbonati per il Bari Calcio, quindi diciamo sono realtà certamente molto ma molto al di sopra di queste squadre di provincia, quale il Castrovilla, il Rotonda, il Roccella, queste squadre che possono metterci tutto ma certamente non hanno la potenza economica che hanno queste grandi blasonate società. Gagliardo scappa sulla destra, appoggia per il numero 10 Trombino,
Alassani, Trombino, scambio con il giocatore, si deve girare, lo fa in questo momento, viene poi raddoppiato, scappa via e finalmente l'arbitro con il guardaline assolutamente inerme che guardava il sandwich fatto dai due giocatori. Paolo, incredibile, il guardaline ha veramente a mezzo metro non alzava la bandierina. In questo caso il segnalino non ha aiutato per niente l'arbitro, perché il segnalino era sull'azione a mezzo metro dai giocatori, quindi doveva segnalare assolutamente il fallo che c'era tutto. Calcio punizione sulla palla a Trombino, siamo in una posizione abbastanza pericolosa dove sia Carramoku che Domoleon possono far male. Sta per scattare il 40° del primo tempo, c'è movimento in aria, grande bagarre, parte Trombino, basso, non c'è la possibilità da parte dei giocatori del Rotonda di piazzare un tap-in vincente. Fa buona guardia, anche che se il rinvio col brivido da parte del centrale del Marsala mette in una certa apprensione il numero 1 Giappone. Ancora siciliani in possesso di palla, Benivegna, il numero 18 Prezzabile allarga per Fragapane, in avanti per il numero 4 Secum. Azione che si sviluppa sulla destra, deve superare però la pressione del numero 2 De Martino. Poi la palla finisce tra le braccia di Oliva, che mette immediatamente Trombino in movimento, il colpo di tacco che intendeva servire il compagno Gagliardo. Finisce giù Trombino, calcio di punizione in favore del Rotonda. Lascia il numero 6 Ostuni l'incombenza della battuta a Demoleon, che appoggia indietro per Carramoku. Viene messo giù ancora dal numero 27 Lonigro il centrocampista. Della Rotonda, calcio punizione battuto in questo momento, scambio tra i due centrali, lancio lungo per Gagliardo che di testa prova a mettere in movimento il numero 9 Flores, lungo rinvio alla cieca da parte della difesa siciliana, la palla finisce in fallo laterale, si riprenderà con questa rimessa con le mani già battuta da De Martino. Ancora De Martino prova ad accentrarsi, la mette in mezzo, c'è il rinvio da parte della difesa, poi ancora un cross fuori misura, però questa volta Paolo, i giocatori del Rotonda fanno tutto bene, si perdono veramente negli ultimi metri. Sì, è vero, però dobbiamo dire che il Rotonda sta giocando una buona partita, Carlo, purtroppo come giustamente tu dicevi fanno tutto bene, poi quando arrivano vicino all'area si perdono, forse ancora non hanno preso le misure, sarà anche che non hanno preso le misure su questo terreno di gioco sul quale loro non sono assolutamente abituati, si allenano su un campo molto più piccolo, quindi non è facile nemmeno prendere le misure, potrebbe essere questo diciamo il problema. Adesso deve dare il giallo, se l'arbitro fischia il calcio di punizione deve dare il giallo al numero 18, invece non lo fa, e invece il bel giallo lo dà Alassani, incredibile, 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 una trattenuta volontaria da parte del giocatore, se fischi il calcio di punizione devi dare il giallo al giocatore, invece il giallo lo prende per proteste Alassani. E come dice il saggio Paolo, una volta che l'arbitro ha fischiato bisogna star zitti. È sempre stato così, da che mondo è mondo. Invece vediamo anche in serie superiore, addirittura nei campionati del mondo, che prendono un giallo e poi vengono espulsi dagli arbitri. E se lo meritano tutto, perché ormai anche questi giocatori, grandissimi giocatori, dovrebbero sapere le regole.
Bene, il calcio di punizione comunque ha segnato al Rotonda, viene battuto in maniera non precisa, la palla finisce direttamente a fondo campo, riprende il gioco con questo passaggio e poi non viene servito in maniera precisa Benimvegna da parte numero 5 Maraucci. Il fallo laterale in favore del Rotonda, con le mani la rimessa da parte di Demoleon, viene messo a terra il numero 8 Gagliardo da parte di Prezzabile, calcio di punizione sul out destro da posizione che potrebbe risultare pericolosa se il calcio a giro da parte del numero 4 Gentile dovesse essere calibrato per la testa di Carramoco o di Demoleon o addirittura anche di Flores, che potrebbe provare la girata a rete. Vediamo, parte da dimenticare, il calcio di punizione veramente fuori misura, non sfrutta a dovere questa opportunità Rotonda. Quanto chilometro segna? 44 e 50 secondi, non sappiamo se ci sarà recupero, ma tempo regolamentare che scade in questo momento. E non ce n'è tempo di recupero perché l'arbitro fischia al 45esimo alla fine del primo tempo, 0-0 tra Rotonda e Marsala, ma con il Rotonda che ha avuto tantissime occasioni per portarsi in vantaggio, veramente poco o niente da parte del Marsala, almeno in zona d'attacco, grandi possessori di palla, però niente, nessun pericolo da parte di Oliva. È tutto per questi primi 45 minuti, ci risentiamo alla ripresa del gioco fra 15 minuti circa.